Ma Villo Geller, doppio ex, insomma, ci avevi detto in settimana che non avresti tifato per nessuno delle due, che ti eri goduto lo spettacolo. È stato così? Sì, no, sono goduto perché, vabbè, arriviamo dopo questo periodo, vedere anche uno stadio pieno di gente così, con la rivalità che c'è, è stato davvero bello, è stata una partita vera, tosta, intensa, vissuta sugli episodi che hanno portato fortuna a Novara che ha vinto. Diciamo che può essere un rilancio della squadra piemontese, speriamo. Forse il pareggio, sei d'accordo con lui, che poteva essere il risultato più giusto per quello che si è visto in campo? Sicuramente, primo tempo a mio avviso ha fatto molto meglio il Novara, secondo tempo come sta capitando ultimamente, dovuto a una condizione fisica precaria, si è abbassato parecchio, però sono stati bravi perché non è stato facile rimontare questo risultato contro una squadra vero tosta. E a tuo avviso queste due formazioni che strada potranno intraprendere, che percorso potranno intraprendere in questa stagione? Saranno sicuramente protagonisti di questo campionato al 100%. Il tuo Novara invece, la tua Under 19, Va Juniores? bene, dai, ieri in condizioni molto precarie abbiamo perso 1-0, ma la prestazione c'è stata e non ha mai mollato fino alla fine, che è quello che chiedo sempre ai ragazzi e così hanno fatto, sono contento. Quando arriverai da ex contro il Varese, lì non potrai essere super parte. Eh no, lì dovrò tifare per me stesso, quindi ho già avviso già Porro, quindi.